Benvenuti a Castelvecchio Calvisio, nella provincia di L'Aquila. Partiamo con il vostro applauso. Un applauso a tanti quelli che tributerete alle eccellenze del ciclismo della provincia. Ci onora della presenza il coro Fonte Vetica. Facciamo un applauso. Io sono onorato che la federazione abbia voluto scegliere il nostro borgo, uno dei borghi più autentici d'Italia, per questa importantissima manifestazione che segna un punto di arrivo e di partenza, punto di arrivo dell'anno scorso e un punto di partenza per dare stimolo a questo splendido, bellissimo sport. Ognuno di voi sa quanto è faticoso, impegnativo essere ai vertici. Io ringrazio per aver voluto fare questa festa che premia sì i vertici, però è la festa di tutti quanti quelli che si impegnano nel vostro splendido sport. Il saluto mio personale e di tutta la componente CONI provinciale. Io intanto voglio ringraziare Fernando Ranalli e tutto lo staff, tutta la dirigenza ciclistica, il sindaco di Castelvecchio, per avermi dato l'occasione di essere qui stasera con voi. Che dire, dopo gli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto dopo la bellissima musica folcloristica, diventa difficile aggiungere tante cose che sono state dette. Io approfitto innanzitutto per risalutare tanti amici che ho avuto occasione qui di rincontrare nella provincia dell'Aquila, amici che da sempre si dedicano al ciclismo e che magari in questi ultimi tempi, per colpa o per fortuna di questi altri impegni che ho, non ho avuto occasione di salutare. Fernando Ranalli credo che tutti quanti voi lo conoscete, qualcuno che, ove mai qualcuno non lo conoscesse, stasera avete visto quanto sia vulcanico Fernando, e da qualche anno continua a dire basta, lascio, non faccio più, quest'anno la festa non la faccio. Io non lo sento, non lo ascolto neanche, perché so che alla fine taccia dal cilindro qualcosa di interessante. Questa volta, grazie a Alessandro, tutta la sua famiglia che ho salutato e che risaluto e che faccio i complimenti, è riuscito a mettere, grazie Alessandro, grazie a mamma, papà, a tutti quanti, una famiglia che è ormai storica, ma non per questo paese, ha portato in giro il nome di questo paese, di questa provincia, per il mondo intero. Quindi, senatrice, questo è un fatto veramente importante. Quanti si ricorderanno di 50 anni fa quella bella vittoria? Anche io, come Alessandra, sono di un paesino marsicano, sono sempre abruzzese, ma sono un marsicano. Abbiamo qualcosa in comune, dove in giro per l'Europa, per il mondo, abbiamo portato il nome dell'Abruzzo a un certo livello. A Ferrarelle. Ferrarelle, Pedale della Vernate, San Montana e tanti altri. Ho girato tutta l'Italia con il club e ricordo la cosa forse più emozionante, sono le Olimpiadi di Città del Messico quasi 50 anni fa. Ho vinto i giochi del Mediterraneo, nella mia carriera ho vinto circa 100 corse a carattere nazionale e internazionale. E come ripeto, ho portato il nome dell'Abruzzo a un certo livello, sono arrivato 3-4 volte terzo ai campionati del mondo, uno l'ho vinto, e ho vinto i giochi del Mediterraneo, e ho vinto il Giro d'Italia dilettante, un altro sono arrivato terzo, ho fatto il Giro di Francia, il Giro d'Italia. Ed eccomi qua ormai, e che vogliamo di più? Mi ritrovo a 72 anni, eccomi qua. Presidente, un bilancio della passata stagione, ma anche gli eventi clou del 2016, il Giro d'Italia in Abruzzo, arrivo a Roccaraso, partenza da Sulmona. Sì, una stagione che si è conclusa, quella 2015, con dei numeri, come già abbiamo già pubblicato, con dei numeri in crescita. Questo significa che il ciclismo abruzzese e anche quello aquilano sono sicuramente in buona salute. Poi ci sono questi eventi che tornano, perché era qualche anno che in Abruzzo non avevamo un evento importante come il Giro d'Italia, ma vorrei sottolineare che a corollario di questi eventi ci saranno anche manifestazioni per bambini a Sulmona, sia la settimana prima che la settimana dopo dell'arrivo del Giro d'Italia. Questo vuol dire che, oltre a curarci di questi grandi eventi, pensiamo anche al ciclismo di base, che è un po' il nostro obiettivo principale. In Abruzzo i giovani atleti rispondono al ciclismo?
Certo, abbiamo i numeri in continua crescita, abbiamo le società in continua crescita, quindi come dicevo prima siamo in buona salute, poi noi sfruttiamo anche le nostre montagne, siamo in notevole crescita nel settore mountain bike, infatti oggi premieremo tantissimi ragazzi che si sono distinti in questa specialità. C'è tanta passione per il ciclismo chiaramente agonistico, vediamo oggi anche la presentazione delle ciclovie del professor Tommaso Paolilli. Certo, ne stavamo parlando prima col professore, ci sono anche dei progetti della federazione che stiamo per condividere con la regione proprio per far capire che oltre al ciclismo agonistico c'è anche il ciclismo come strumento di turismo, perché il turismo sportivo, soprattutto legato al ciclismo, è in enorme crescita. Ci sono degli studi della scuola dello sport del CONI che certificano che come sport legato al turismo il ciclismo viene solo dopo lo sci, quindi sono dei numeri importanti anche economicamente. Io mi ricordo soltanto che papà mi si è avvicinato tutto piangendo e mi ha detto ti rendi conto, e sono state le cose più notate, anche un po' di commozione della nostra Alessandra, campionessa del mondo juniores 1996. Un mondiale juniores nel 96 e il titolo europeo nel 2000, una grande passione legata a grandi risultati. Beh, sicuramente, la passione me l'ha tramandata mio papà Antonio, che correva con Vito Taccone. E non era una passione all'inizio, è che poi è diventata man mano, appunto, come dici tu, con i risultati. Sì, sicuramente il mondiale e l'europeo sono le mie perle, ecco, però non tralasciamo, diciamo, i titoli tricolori, che per me la maglia tricolore è sempre stata una cosa molto importante. Cosa significa per una donna lo sport a livello agonistico in questa maniera? Beh, sicuramente lo sport, io dico, ci insegna tanto, soprattutto a me ha insegnato a stare in mezzo alla gente e soprattutto a rispettarla, e penso che questa sia la cosa fondamentale. Infatti se tu domandi alle ex mie compagne, dicono tutte quante che io ero sempre quella che rideva, scherzava, sempre di gruppo, molto educata, e penso che quello è una cosa che mi fa orgoglio. Senti, oggi hai smesso di correre a livelli agonistici, ma ti dedichi comunque alle giovani leve. Qual è stato il tuo segreto e cosa consigli? Ma sicuramente i segreti non ci sono, devi solo avere passione, guarda, quando una fa una cosa penso che sia la cosa più importante. Io consiglio di fare sport a livello naturale, di farlo come l'ho fatto io, e se i risultati arrivano bene, altrimenti penso che è una grande soddisfazione lo stesso. Orgoglio Aquilano, oggi celebriamo un pezzo di questa nostra bellissima terra e delle nostre bellissime e energiche popolazioni. E, 20 anni fa, nel 95, io sono venuta per la prima volta a Castelvecchio. Ero stata appena eletta assessore regionale. Mi avevano buttato, diciamo, in una vicenda molto complicata, perché ero alle prime armi, e me ne sono immediatamente innamorata. Erano tutti punteri 20 anni fa, e purtroppo adesso con il terremoto parte del paese è tornato ad essere rudere, ma sarà uno splendore una volta ricostruito. Io mi sono innamorata di Castelvecchio e ho deciso di avere qui una piccola parte della mia vita, perché ho una piccola casa. Un risultato grande per questa provincia e per questa regione, visto che il ciclismo ormai sta assumendo un carattere, un livello di passione turistica. Assolutamente importante questo momento che celebra il successo di avere una grande campionessa, Alessandra De Torre, che è un po' un esempio di tenacia, di valore, e che è una grande organizzatrice, quindi oggi nel premiare i talenti, le persone soprattutto giovanissimi che meglio si sono qualificati e spesi negli sport, in particolare nel ciclismo, in qualche modo valorizziamo questa nostra terra, queste persone che si sono cimentate nelle competizioni, e mandiamo anche un messaggio che sulle nostre montagne, nelle nostre città è possibile praticare degli sport all'interno dei boschi, nelle montagne, che sono di una bellezza straordinaria. Quindi anche dal punto di vista dell'attrazione turistica questo tipo di manifestazioni hanno indubbiamente un bel valore. Quest'anno tornerà in Abruzzo il Giro d'Italia.
un arrivo a Roccaraso, una partenza da Sulmona. Sì, è un grande evento il Giro d'Italia. Non dimenticherò mai quando, da presidente della provincia, con l'ausilio di Taccone riuscì ad organizzare una delle tappe più importanti e più belle di quel giro. Sulmona è una città che va valorizzata nel miglior modo possibile, con una partenza del giro indubbiamente avrà una possibilità di visibilità molto importante, e soprattutto potremo far vedere che nelle nostre zone c'è anche una crescita dal punto di vista dell'organizzazione, sia dello sport sia dei percorsi. Infatti anche con la regione che sta finalmente utilizzando in maniera diversa i fondi, si sta impostando proprio questo discorso delle piste ciclabili e dei percorsi ciclabili in montagna, che può costituire un'occasione, un valore aggiunto per il nostro turismo di montagna. Brava! Hai visto più volte in televisione il tuo guizzo, il capriccio della catena, ma poi soprattutto noi che abbiamo visto in televisione mi preoccupavo quelle immagini in Campolungo che sembrava che ti riprendessero, invece no, vedi un buon margine, ma sottolineiamo il grande gioco di squadra delle tue compagne di squadra azzurre che hanno fatto in modo di riportare dopo 10 anni dalla Cappellotto un titolo mondiale per l'Italia. Allora, intanto buonasera e ringrazio tutti voi, ma soprattutto Alessandra e Ranalli per questo invito a questa giornata. E per me era impossibile mancare, perché Alessandra è stata un insegnamento sportivo ma anche un insegnamento personale per me nel mondo del ciclismo e anche nel mondo dell'amicizia, che purtroppo nel ciclismo oggi viene a mancare un po' meno, malgrado comunque c'è tanta rivalità tra noi. E io sono sempre stata legata a lei quando correvamo e lo sono ancora, quindi ogni tanto quando posso cerco di venire qua su in cima a questo paesino, e mentre salivo mangiare i ravioli della sorella di Sabina, e quando salgo ogni volta penso soltanto a quanti sacrifici ha potuto fare Alessandra per correre e diciamo per allenarsi perché comunque credo che sia veramente impegnativo. Poi io lo vedo già, io comunque partire ogni volta da Pescara, arrivare a Bologna con un treno che non è molto veloce, non so lei come abbia fatto. Un titolo mondiale nel 2007 a Stoccarda, quali le tue sensazioni? Sicuramente molta emozione nel ricordare quel momento. Ora sono una bimba tra virgolette un po' cresciuta, quindi fa sempre piacere rivedere delle immagini importanti, e per me è stata un trampolino di lancio poi nel mondo del professionismo, che mi ha portato a ottenere numerosi successi, e il successo più grande poi è la nascita della bambina. Che cosa ha significato lo sport nella tua vita? Sicuramente è un insegnamento molto importante, ed è quello che poi vorrei insegnare a mia figlia, perché lo sport in generale, il ciclismo in primis per me, visto che l'ho vissuto ormai da quasi 20 anni, è sicuramente un insegnamento di vita che va fatto per tutti i ragazzi di oggi. Senti, che cosa significa per una donna? Perché chiaramente lo sport è bello, però costa molto sacrificio, soprattutto quando si va anche avanti con l'età, come dicevi. Sicuramente per una donna il sacrificio è raddoppiato sotto molti punti di vista, poi ora essendo anche mamma è triplicato, credo. Però con una buona squadra di famiglia credo che si possa andare ovunque. Ringrazio soprattutto l'amico Di Pietro e la sua signora, la bellissima Alessandra, che subito si sono disponibili a fare questa manifestazione. Lo dicevo prima al commissario prefettizio, che grazie alla sua spinta iniziale, poco, ma ci ha dato tanta gioia, perché non è detto che tutti gli anni quando facciamo queste manifestazioni troviamo sempre le località disposte a farlo. Le società sono aumentate di 2, quest'anno già abbiamo aumentato di una società, che è la Cicli Buracchi, che voglio salutare, l'amico Grugnale che l'ha portata alla federazione.
Per noi sono, per me è stato un grosso eroe, certamente la spinta grossa è sempre quel motore di Aurelio e la brava del Torre. Io qui ci vengo sempre volentieri, il 9 agosto qui facciamo una corsa per esordienti. La verità, Aurelio, una cerimonia di premiazione così da Oscar, da notte degli Oscar. Ah, l'Oscar Alessandro, io non c'entro niente. No, no, pure l'Oscar, l'Oscar pure a te, se no qua il presidente Giuseppe Di Vicenzio. No, che dicendo? Comando io? Oh, no. Ah, perfetto, allora nel 2017 cambio il vertice, il Tingo Fast, quindi diventa... No, battute a parte, Aurelio, grande pomeriggio con i campioni del passato, del presente, anche quelli del futuro con il piccolo Manuel, anche... Clarissa. Terribile. Però vedo che già vanno d'accordo, vanno. Ecco, già vogliono, già vanno con il loro passo, ecco. E comunque Aurelio, pomeriggio da campioni e anche il coro abbiamo coinvolto, quindi non manca davvero nulla. Più forte della neve, perché altrimenti qui se stavamo sabato scorso non era praticamente impossibile. No, ho già organizzato i bus in navetta, se nevicava. Split, Suren, preciso, salivano tutti quanti. Ok, moschettoni, scarponi da sci. C'era la panda 4x4. Perfetto. Non problema, si sale. Salgo io tutti i giorni. Perfetto. E il 7 di agosto 2016, gara esordienti, sempre qui a Castelvecchio, sulla scena del successo della gara giovanissimi dello scorso anno. Riportiamo, portiamo anche il coro Pontevetica a fare colore, a dare l'immagine giusta al ciclismo, quello che noi vogliamo, quello di cui siamo i primi tifosi. Facciamo un applauso e viva il ciclismo giovanile! Perché Aurelio è un ciclo amatore, ma è un gran tifoso di ciclismo giovanile, come anche i ragazzi del GoFast, lo stesso Pierpaolo Addesi. Ma Aurelio, vi assicuro che con Alessandro hanno fatto davvero le cose in grande per fare una gara e poi trattenere nel dopo cena tutte le famiglie, gli addetti ai lavori, quindi vuol dire che per il ciclismo giovanile si riesce a fare qualcosa. Sì, innanzitutto ringrazio tutto il paese perché organizziamo queste corse grazie a loro. Poi chi si vuole unire è sempre il benvoluto. Sì, il 7 agosto facciamo la corsa esordienti, ci evolviamo, speriamo che la corsa riesca, spero di sì, con l'aiuto di Ranaldi, con l'aiuto del presidente Marrone, con l'aiuto della GoFast, con l'aiuto di Pierpaolo Addesi, sono sicuro che verrà un grosso risultato.